Bene amici di Medicosnet, benvenuti in questa nuova video recensione. Guardate le mie spalle che compare, e sì, proprio lui, Samsung Galaxy Note 3. Sebbene sia un dispositivo nato nel 2013, ma ancora oggi molto apprezzato e molto utilizzato dagli utenti, compreso me. Ma molti utenti non sanno che, grazie a degli accessori, Samsung Galaxy Note 3 può avvalersi della tecnologia di ricarica wireless. Ma detto questo, andiamo a scoprire insieme gli accessori nella video recensione. Bene amici di Medicosnet, ecco gli accessori che consentono di usufruire della tecnologia di ricarica wireless sul nostro Samsung Galaxy Note 3. Ma procediamo con ordine. Partendo dalla back cover originale di casa Samsung, con corpo completamente in plastica e rifinita in finta cucitura di pelle, proprio come la back cover originale in dotazione alla confezione di vendita. Ma rispetto ad essa abbiamo qualche millimetro in più di spessore, laddove sotto questi millimetri di spessore viene racchiuso il modulo di ricarica per la tecnologia wireless. Uno dei punti forti di questa back cover riguarda lo slot là dove va alloggiata la fotocamera. Infatti, una volta che noi abbiamo montato la back cover al nostro dispositivo, grazie ai suoi millimetri in più di spessore, la fotocamera si allinea perfettamente alla back cover, non permettendone la sporgenza. Andando nella parte interna invece troviamo due coppie di chip, là dove queste due coppie di chip sono riprodotte allo stesso modo nel nostro Galaxy Note 3, che una volta montata la back cover al nostro dispositivo viene attivata la tecnologia di ricarica wireless. Qui in basso invece troviamo una placca completamente in alluminio, là dove sotto di essa viene ospitato il modulo per quanto riguarda tale tecnologia. Mentre invece per quanto riguarda l'alimentazione della back cover, in uscita ci offre 5V con 650 mAh. Dato che la back cover da sola non ha alcun funzionamento, abbinata ad essa troviamo questa base di ricarica wireless Qi standard, da corpo completamente in plastica, laddove all'interno di essa è racchiusa tutta la tecnologia di ricarica wireless, dalla forma rettangolare e poco più grande del nostro Galaxy Note 3. Andando nella parte in basso invece troviamo il jack connettore, laddove possiamo inserire un qualsiasi cavetto USB, micro USB. Per quanto riguarda l'alimentazione di questa base di ricarica wireless, in entrata abbiamo 5V con 2A, mentre invece in uscita troviamo nuovamente 5V con 1A. Parlando di tempi di ricarica per quanto riguarda il nostro dispositivo, dall'1% al 100% impiega 2 ore. Ma la tecnologia di ricarica wireless non finisce qui. Infatti, se abbiamo il dispositivo spento e completamente scarico, basta appoggiarlo sulla base di ricarica wireless e sarà avviata la fase di ricarica anche al dispositivo spento. Bene amici di Medicosnet, siamo giunti alla fine di questa video recensione. Là dove sulla back cover ho trovato un conto. Purtroppo, per via dei 2 mm in più di spessore, dobbiamo rinunciare a qualche cover, a meno che voi non riusciate a trovarne una che vada bene. Se il video vi è piaciuto, fatemelo sapere con un like, in modo da aiutare a far crescere il canale. E per avere altre informazioni e link d'acquisto dei vari accessori, sono online da oggi sulla pagina di www.attervista.org. Nella descrizione del video vi lascio il link per arrivare direttamente all'articolo, insieme a tutti gli altri link, e seguire Medicosnet sui vari social, insieme a Pulsantino, per iscrivervi al canale. Per Medicosnet, Raffaele Mauriello.